Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. È tanto che non registro un video, quindi sono super emozionata, perciò se mi sentirete parlare a macchinette è perché ho tantissime cose da dirvi, tanti video in programma, tante cose che sto testando, che ho testato, tante novità, insomma voglio parlarvi veramente di tantissime cose e ringrazio tutti 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 per il sostegno che mi avete dato in tutti questi mesi, per tutti i nuovi iscritti. Veramente la nostra famiglia diventa sempre sempre più grande e io di questo ne vado veramente orgogliosa, perché spero sempre di darvi dei contenuti validi, dei contenuti che possiate utilizzare, voi potete attingere qualche piccolo consiglio, insomma, cose di questo tipo. Oggi iniziamo subito a parlare di pelle, perché so che vi piace tantissimo quando vi racconto della skincare, quando vi parlo di prodotti che curano la nostra pelle, e quindi non potevo non ritornare alla ribalta, alle luci del palcoscenico, con proprio un video dedicato alla pelle. In particolare vi parlerò di un prodotto che mi ha letteralmente rivoluzionato tutta quanta la mia vita. Un alleato che da quando l'ho iniziato ad utilizzare non ne posso più fare a meno. Stiamo parlando della spazzolina rotante. Parliamo di un prodotto di questo tipo qui. Questa è una spazzolina rotante, quindi vedete. Anzi, più che rotante, questa qui non ruota ma vibra, perché ci sono anche le spazzoline che ruotano. Questa qui invece vibra soltanto e voi poi fate dei movimenti rotatori sul viso, e quindi andate ad aggiungere al movimento vibratore anche il movimento di rotazione. E questi due movimenti insieme, quindi di vibrazione e di rotazione, che farete voi manualmente, ovviamente in maniera molto molto delicata, vi assicuro che permetteranno la vostra pelle di essere pulita in una maniera che mai niente, nessuno potrà pulirvi. Io credevo veramente di fare un'ottima detersione della mia pelle. Poi invece mi sono accorta, per una serie di motivi, che la mia pelle non era molto probabilmente molto pulita, perché sappiamo sempre che quando la pelle non è pulita, è allora è più facile che compaiano brufoletti, che compaiono impurità, neri, la pelle appare spenta, opaca, la grana della pelle è molto visibile. Sì, so che faccio una faccia un po' schifosa, anche se non è niente di schifo. Però proprio la grana di pori della pelle si vedono molto molto di più, la nostra pelle sembra stressata, anche se magari noi ci impegniamo. Ecco, molto probabilmente uno dei motivi per cui la nostra pelle non riesce comunque ad apparire bella, sana, luminosa, tra virgolette giovane, nonostante tutte quante le cure che le diamo, è perché non facciamo una buona pulizia. Perché ovviamente immaginate, se voi avete una base che è otturata, quando voi andate a mettere i prodotti, anche se sono super costosi, super efficaci, comunque questi prodotti non riescono a penetrare bene nella vostra pelle e quindi il loro effetto diminuisce. Se noi invece andiamo a pulire bene 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 la pelle, intanto andiamo a togliere via tutte quante le schifezze che durante il giorno si vanno a accumulare, tutte le cellule morte, smog e tutto quello che comunque si va a depositare sulla nostra pelle, prima di tutto. Quindi già per questo la pelle appare molto più luminosa. In secondo luogo, andandola a pulire bene bene in profondità, intanto i pori della pelle si liberano e quindi si restringono man mano che voi utilizzate il prodotto, si vanno a restringere, quindi appaiono molto molto di meno. Terza cosa, la pelle è bella pulita, quindi quando noi andiamo a mettere tutte quante le nostre creme, cremine, sieri, sierietti, la nostra pelle se li beve in profondità. E quindi il loro effetto è sempre, sempre maggiore. Più la nostra pelle è pulita, più l'effetto di tutto quello che noi mettiamo su è maggiore. Questo prodottino qui, io perché ve ne parlo? So che ce ne sono in giro veramente tantissimi, non facciamo nomi di brand, però ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. E hanno un costo considerevole, e infatti è quello che un po' la scetticità della funzionalità effettiva di questi prodotti, un po' il prezzo molto elevato, mi ha sempre tenuto un po' alla larga. Ho detto, ma
insomma, uso le spazzoline manuali, sarà uguale. Poi, per caso, in farmacia, e io vi nomino la farmacia perché è una catena ed è questa qui, Lloyd's Pharmacy, ho trovato questo kit qui, dove c'è la spazzolina e ci sono quattro tipi diversi di spazzoli in realtà. C'è sfogliante, che è questa qui, dove praticamente le setole sono un po' più rigide. Sono belle fitte, sono leggermente più rigide, quindi questa qui fa un'esfoliazione molto molto più profonda. Poi c'è quella che uso io, ossia questa qui, che è, diciamo, un effetto un po' cashmere sulla pelle, quindi le setole sono molto molto morbide, è proprio indicata per le pelli delicate. Poi c'è questa qui in lattice, vedete? E questa qui loro dicono proprio che è da utilizzare per stendere le varie creme. E poi infine, che vi dico che è una figata questa, c'è questo qui, vedete, ci sono questi tre pallini, questi tre dentini, e questo fa un massaggio, sia se voi avete della crema da applicare, sia proprio se voi volete farvi un massaggio della vostra pelle, del viso. Vi assicuro che i massaggi servono tantissimo per riattivare la microcircolazione nella zona perioculare, per andare proprio a distendere tutti quanti i muscoli facciali, e quindi il tessuto proprio epiteliale si va proprio a distendere, si va a rassodare, così come noi facciamo dei massaggi drenanti, ad esempio, alle gambe, così uguale i massaggi sul viso tendono proprio a fare una sorta di effetto un po' liftante alla pelle. Quindi c'è questo kit e il costo è veramente veramente ottimo, perché costa 25 euro. Tra l'altro, se siete fortunati, lo trovate anche con uno sconto e quindi andate a pagarlo anche qualcosina in meno. Quindi diciamo che ho subito voluto provare questo prodotto e sono un mese, ed è un mese più o meno che lo utilizzo, giorno più giorno meno, e vi assicuro che mi ha cambiato totalmente la pelle. Veramente non è un modo di dire, non è tanto per dire che mi ha cambiato la pelle, ma credetemi, so che è una cosa che non si può vedere, però, o magari sì, non lo so, però la pelle comunque vi assicuro che è innanzitutto super super luminosa, è compatta, proprio soda. La grana si è totalmente assottigliata, ma assottigliata nel senso si è proprio levigata, ecco, la grana si è levigata della pelle, è proprio liscia, liscia, liscia. Di conseguenza i pori della pelle, che magari io in questa zona qui e qui vicino sono un po' più visibili, si sono totalmente andati ad affievolire. Oltre che sento la pelle super fresca, super pulita, e sento proprio che riesce ad accogliere in maniera molto molto intensa tutto quello che gli metto su, e quindi la sento proprio come se fosse rinata. Inoltre mi aiuta tantissimo a combattere punti neri e anche i brufoletti, sia i brufoletti magari che sono dovuti al periodo premestruale, che quindi sono un po' a livello ormonale, sia quei brufoletti che vengono purtroppo per lo smog. Se vivete in una grande città come me, lo smog vi ammazza la pelle praticamente, sia da un punto di vista di grigiore, sia da un punto di vista proprio di pulizia, perché si va ad insinuare tutto quanto lo smog, tutte quante le porcherie nella vostra pelle. Quindi a me è successo che poi ho avuto dei problemi proprio a livello di brufoletti, che non riuscivo a capire perché e non riuscivo a far andare via. E quindi vi assicuro che la pulizia della pelle è il primo step per avere una pelle sana, per avere una pelle giovane, per avere una pelle luminosa e per avere una pelle che è pronta ad accogliere tutto ciò che voi date. Questo è quello che volevo dirvi di questa spazzolina. Io la trovo veramente un ottimo prodotto. Se siete della zona, quindi Lombardia, sicuramente troverete questa catena di farmacia, e quindi andate a dare un'occhiata. Però veramente vi consiglio di avvicinarvi a questo tipo di step nella vostra skincare, perché credetemi, vi cambierà totalmente la vita.
Io da quando lo utilizzo, io lo utilizzo una volta al giorno perché ho la pelle molto sensibile, molto delicata, quindi non voglio andare poi a stressarla troppo perché poi c'è l'effetto opposto, cioè se io la pulisco troppo, la sgrasso troppo, poi la mia pelle di reazione ovviamente produce più sebo e quindi siamo punto e a capo. Vi consiglio inoltre di utilizzarla con un detergente molto molto cremoso, molto gelatinoso, che faccia una bella schiuma e che sia delicato, perché già comunque la spazzola, anche se usate quella diciamo per peli sensibili e delicate, comunque fa una bella esfoliazione della vostra pelle, quindi un detergente molto molto delicato. Io lo utilizzo una volta al giorno la sera perché mi piace proprio che la mia pelle poi non debba più ricevere nessuno stress esterno. Io vado a fare tutti quanti i miei impacchi, tutti i miei siero, tutte le mie creme, la pelle è bella pulita, tutta la notte sta lì, si riposa ed è pronta per il nuovo giorno. Ovviamente poi dovete vedere voi se è più indicato farlo una volta al giorno, due volte al giorno, la mattina, la sera, quale prodotto volete utilizzare come detergente. Su questo io sinceramente non mi va di dirvi usate questo o quest'altro perché ogni pelle è diversa e quindi ciò che va bene per me come detergente magari è troppo aggressivo o troppo blando per voi, quindi dovete un po' sperimentare. Se vedete che all'inizio magari la vostra pelle inizia un po' a spurgare, quindi scusate, a tirar fuori un po' di brufoletti, un po' di impurità, è perché proprio la vostra pelle si sta pulendo, quindi sta tirando fuori, sta buttando fuori tutto quello che è, tra virgolette, lo sporco. Però poi vedrete che man mano che lo utilizzate, la vostra pelle proprio ne troverà giovamento. Se avete dei problemi di acne o comunque di pelle estremamente sensibile che magari fa molta reazione anche proprio con macchie, brufoli e cose varie ai prodotti, io vi consiglio di rivolgervi prima di utilizzarlo al vostro dermatologo, al vostro medico di fiducia, in modo comunque da andare sul sicuro. Io ripeto, una pelle molto sensibile e tendenzialmente non è una pelle acneica e quindi mi sono trovata, diciamo, sono andata un po' sul sicuro nell'utilizzare questo prodotto, anche se ripeto all'inizio ero molto molto scettica, molto titubante, avevo anche un po' di paura perché come sappiamo sempre le novità ci fanno sempre un po' di paura. Però tornassi indietro lo farei molto 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 prima. Questo è quanto, mie bellissime e bellissimi signori. Io spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia tenuto compagnia. Se avete domande, qualsiasi cosa, lasciate sempre giù nei commenti. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi così rimanete sempre aggiornati. Anzi, per rimanere sempre aggiornati, accendete la campanellina che c'è, perché YouTube ogni tanto fa cose strane. Quindi accendete la campanellina, iscrivetevi e pollice in su! Spolliciate, spolliciate, spolliciate. Un grande bacio, ciao!